Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi per fare il cambio di stagione. Dovrò svuotare gli armadi, ripulirli e passare dalla stagione invernale a quella estiva. Non so a voi, ma a me ogni volta che devo fare il cambio di stagione mi stressa. Questa cosa mi stressa veramente tantissimo perché avendo tanti vestiti da dover controllare, sistemare, provare, capire quali tenere, quali dare via, insomma. Io ci impiego anche 2 giorni, è una cosa molto lunga per quanto mi riguarda. Questa volta ho deciso di farlo in video perché così magari mi sento più incentivata e motivata a farlo perché parlo con voi, mi distraggo e quindi magari rende la cosa meno stressante. E tra l'altro voglio anche farvi vedere il metodo che utilizzo io per sistemare tutte le varie cose, quindi i costumi, la biancheria, top, magliette, E pantaloni, tutto insomma. risulta molto più sistemato, anche bello da vedersi, in ordine, si recupera molto molto spazio, il che per me è una cosa importantissima perché avendo tanti vestiti mi serve più spazio per sistemare tutto. Quindi direi di cominciare subito questo video, non voglio perdermi in chiacchiere perché la cosa sarà abbastanza lunga. Iniziamo subito. Mi sono portata avanti piegando e mettendo qui quasi tutte le cose invernali, quindi maglioncini, pantaloni, cappellini, sciarpe. Adesso devo aprire queste 2 scatole e tirare fuori tutte le cose estive. Quando ho detto tiro, intendo letteralmente perché adesso tiro tutto sul letto. Adesso pulisco la parte sopra dell'armadio e poi dentro quelle scatole che ho svuotato metto tutte le cose invernali se c'entrano. Ho finito di riempire le scatole, ho sistemato anche questa parte. Scusate, c'è poca luce qui. Sono troppi e non mi va di tenerli così, quindi adesso vedrò di piegarli e metterli su nell'armadio. Da questo lato dell'armadio metterò tutti i miei giubbotti di jeans, giacche, cardigan e camicie. Qui metterò tutte le gonne, pantaloncini, vestitini. Comunque, se molti vestiti li vedete stropicciati, è perché ho deciso di non stirarli in questo momento, perché altrimenti ci starei 1000 anni, cioè. Quindi ho deciso che momentaneamente li sistemo così e poi da domani, piano piano, li tiro fuori a poco, inizio a stirarli e poi li risistemo. Quando sono troppo lunghi, decido di praticamente ripiegarli in questo modo. Qua ho ripiegato dei maglioncini leggeri, delle magliettine. Sinceramente, sistemarli per colore mi aiuta molto a capire quanti capi di abbigliamento ho di quel determinato colore. Magliettine nere, qua ne ho una, due, tre e con questa quattro. I top tutti qui, le magliette a maniche corte tutte qui, vestitini da quel lato, se trovo pantaloncini qui, là ci sono i costumi e i pantaloni lunghi, qua le cose a maniche lunghe, maglioncini leggeri, quindi mi divido tutto in modo che mi verrà poi più facile sistemarli. Pantaloni che già so metterò su Vinted, sono nuovi, mai utilizzati. Cioè, ma io come faccio a stirare tutte queste magliettine? Ci metterò giornate. Non pensiamoci adesso. Uno non è che si deve stressare e rovinare la vita solo per stirare dei vestiti, voglio dire.
Quindi tutto con calma. Chi va piano va sano e va lontano. Lonely, I'm so lonely. Ho già deciso che non terrò tutto perché sono veramente troppi. Ed ecco qui, quindi questa parte dell'armadio è completa con tutti i vestiti, pantaloncini e minigonne. E già so che questo non lo terrò e lo metterò su Vinted, l'ho indossato una sola volta, è praticamente nuovo ed è di Stradivarius. Anche questa parte dell'armadio è completa e anche questo lato devo dire che mi piace molto sistemato così. Dentro questa scatola ho sistemato tutti i miei leggings e adesso vado a metterli all'interno dell'armadio. Qua ci sono i pantaloni che ho già ripiegato, adesso vi mostro come li piego in questo modo. Questi sono quelli sportivi, qua ci sono pantaloni colorati e jeans, qua altri jeans e qua i pantaloni più classici. Ci sono varie tecniche per ripiegarli, ma io mi trovo bene così, quindi li ripiego su se stessi. Cerco di stirarli per bene con le mani per non formare pieghe. 1, 2, 3 e 4. Tutti i jeans e i pantaloni ho deciso di metterli qui e li sistemo in verticale. Sono dal nero quelli colorati, i jeans più chiari e quelli bianchi davanti. Adesso passiamo alle magliettine a maniche corte che io li ho già ripiegato. Vi faccio vedere come le ripiego io, come mi trovo bene. Quindi la piego in questo modo. Anche qui cerco di stirarle per bene con le mani per cercare di non formare le pieghe, anzi levarle. Uno, due e tre. Anche con i body. Ovviamente quando andrà fatto con il ferro da stiro tutte queste pieghe non ci saranno, quindi sarà più facile anche stirarlo bene con le mani. Questo lo rimetto così. 1, 2 e 3. Le magliette le sistemerò in questo ripiano sempre in verticale e sempre in ordine di colore, quindi partendo dal nero. Sistemandole così vedo perfettamente tutti i colori che ho e mi rendo conto che ho troppe magliette, non ne devo più comprare. La mia preferita. Ed eccole qui. Tutte divise per colori, dietro tutte quelle scure, poi ci sono quelle colorate e davanti tutte quelle bianche. Prima di proseguire a sistemare gli altri vestiti, devo assolutamente controllare e sistemare la cassettiera, quindi la mia biancheria intima la devo tirare fuori e mettere in ordine perché c'è il caos. Devo levare tutte queste cose invernali che sono collant, calze pesanti. E devo sistemare anche questo cassetto. Ed eccoli qui, tutti i vari collant, calze e calzini. Adesso li controllo, vedo se alcuni sono rovinati e quindi vanno eliminati. Tutte le altre invece le riporrò dentro la scatola all'interno dell'armadio dove li tengo anche le borse. Allora, qui sistemo tutti i vari calzini. Alcuni li ho già piegati. Uno e due. E li faccio stare così, piccolini. Uno e due, e poi li metto all'impiedi così. Ed eccoli qua. Ecco
Anche qui vado a sistemare tutti i miei reggiseni per colore. Io ho questa fissazione di sistemare tutte le cose con lo stesso colore insieme, perché così, non lo so, lo trovo a parte più bello anche esteticamente da vedersi, e poi perché così riesco a capire più facilmente quante cose di quel determinato colore ho. E non so cosa ne pensate, ma vederli così tutti belli sistemati, aprendo il cassetto per ordine di colori, mi piace tanto. Adesso devo sistemare tutti i miei reggiseni sportivi, quindi li vado a ripiegare. Non sono solo reggiseni sportivi, ma ci sono anche quelli che uso, ad esempio, per dormire. La maggior parte li acquisto o da Decathlon o a Lidl quando li mettono. Questo, ad esempio, è uno dei miei preferiti. Questa è semplicemente una fascia. I reggiseni sportivi, quelli per dormire, li vado a mettere qui visto che c'è spazio. E voilà, fatto. Per quanto riguarda invece la sistemazione di slip, mutandine varie, le sistemo dentro questi contenitori che volendo si possono trovare facilmente anche da Shein. Infatti sto pensando di prenderne altri e vedo se devo eliminarne alcuna. E io le piego in questo modo. Quindi prima così, poi così e così. E adesso devo sistemare solo i top, la maggior parte li ho già piegati, adesso vi mostro questi ultimi come li piego, andiamo subito a sistemarli così poi ho finito. Io semplicemente li piego così. Come sempre cerco di stirarli con le mani in modo da levare le varie pieghe, le spalline, 2, 3 e 4. Ed eccolo qui. Questo che è fatto così con lo scollo alla coreana lo ripiego prima. 1, 2, 3. Come al solito li sistemo per colore. Tutti quelli più scuri dietro. Ed et voilà, tutti i top belli sistemati in ordine per colori. Li adoro, mi piacciono veramente tanto 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 vederli sistemati in questo modo. Non vi ho fatto vedere questa parte dell'armadio. Allora, qui ho praticamente messo tutti i vestiti, le cose che uso per stare in casa o per dormire. Lì dietro ci sono tutti i pigiama. Qua ci sono tutte magliettine e top che appunto uso per stare in casa. Qua i pantaloncini e là le magliettine. Mentre all'interno di questo scatolo ho messo tutti i miei costumi. E li metterò qui. Qui ho sistemato i miei cappellini estivi. E non posso crederci, ma ce l'ho fatto, ho finito, ho sistemato tutto. Devo dire che questa volta è stato più divertente, veloce e meno stressante perché mi sono distratta parlando con voi. E sono contenta, insomma, di aver finalmente sistemato tutto il mio armadio. Adesso mi piace molto. E devo dire che mi piace di più sistemare la stagione estiva rispetto a quella invernale. Io spero che questo video vi sia stato utile, magari vi ha dato degli spunti per sistemare le varie cose. Tra l'altro, io molte di queste cose, le metterò in vendita su Vinted perché non voglio tenere tutti i vestiti, sono troppi, molti so che non li utilizzerei e ce ne sono alcuni che sono praticamente nuovi perché li ho indossati una volta sola, quindi è inutile tenerli, li metterò sul mio Vinted. Il link lo trovate giù nell'info box e se siete curiosi di vedere quello che metterò in vendita, fateci un salto.
Io vi mando un immenso bacio, vi ringrazio per essere stati qui con me, per aver visto questo video, vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi nel prossimo. Ciao!